In quella veste bianca, anche se voi la porterete a casa, la farete lavare da mamma, sappiate che a quella veste sono attaccati tutti i colori, tutte le sfumature dell'animo umano. E poi un'ultima riflessione. Il foglio è bianco, così come questa veste è bianca. E allora questa veste bianca può rappresentare un po' questo foglio sul quale ciascuno di noi può progettare una vita pienamente realizzata. E vi voglio leggere queste parole di Papa Francesco che rivolge a tutti quanti i giovani nel documento della Christus Vivit, quando proprio parla di Maria, del suo sì. Il sì di Maria è stato un sì senza giri di parole, un sì di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. Il Papa fa una domanda ai giovani e io la rivolgo di nuovo a voi oggi. E voi, cari ragazzi, cari giovani, vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa portate nel cuore da portare avanti? Ecco, Maria ha portato avanti la promessa di Dio, quella di dare carne ai sogni di Dio. E con il suo sì, Gesù è potuto venire nel mondo. Ma sappiate che oggi anche il vostro sì è molto importante, perché attraverso il vostro sì, Gesù continuerà ad incarnarsi e a venire al mondo, a venire alla luce. A voi questo grande compito. Auguri di cuore.